Un omaggio al vino, simbolo di una città, è andata in scena nei saloni di un palazzo ottocentesco, la manifestazione Vin a Trani, il nostro servizio. Un omaggio al vino, ma anche un invito, recitato in vernacolo, a venire a Trani, per eccellenza città del vino, se è vero che nella Milano degli anni 60 si chiamavano i Trani, i locali dove si beveva, realizzati da quei pugliesi emigrati al nord in cerca di fortuna. Giorgio Gaber, che lì incontrava Dario Fo, Enzo Iannacci, Adriano Celentano e Lino Banfi, ci scrisse pure una canzone. Nei saloni dell'ottocentesco Palazzo Pugliese il vino diventa protagonista, espressione dell'identità di un territorio e non solo. La maggior parte delle cantine sono pugliesi, le altre dell'Abruzzo, della Campania, della Sicilia e della Lombardia. Abbiamo cavalcato l'onda del vernacolo Vin a Trani da una mia battuta, come l'abbiamo raccontato, in un ritorno dal Vinitaly. La volontà è stata quella di unire il vino, simbolo della città e passione per tanti, alla cultura e all'arte di questo palazzo meraviglioso, eccellenza tranese, insieme a quelle che sono le cantine pugliesi e non. Vino da bere, vino da studiare, il vino argomento di discussione. Ci sono anche i corsi per imparare a riconoscerlo. La degustazione diventa un'arte a Trani, in una serata il cui ricavato è andato in beneficenza al progetto Made in Carcere, l'iniziativa nata nel 2007 da un'idea di Luciana Delle Donne, fondatrice di Officina Creativa, una cooperativa sociale non a scopo di lucro che dà lavoro alle detenute. Il vino è cultura. Il vino è cultura. In un calice c'è tutta la storia e in questo calice c'è da raccontare.